Salve a tutti ragazzi! Oggi voglio parlarvi di una piccola cosa che mi ha fatto infastidire, che voi non avete idea. Praticamente, come sapete, io ho sia l'Xbox che la PlayStation. Quando ho acquistato l'Xbox, ho registrato il mio account, ho fatto il pagamento del Gold, tutto tranquillo, tutto normale, tutto perfetto. Acquistato la PlayStation e tutto tranquillo e tutto perfetto, non è stato assolutamente. Questo è un video protesta contro la PlayStation. Davvero, ragazzi, sono uscita pazza per collegare, per fare acquisti sulla PlayStation. È una cosa indicibile, una vergogna. Praticamente io ho fatto il mio account, io vivo in Germania, come molti di voi sanno, lavoro qui, quindi vivo qui. Però sono italiana, quindi io il tedesco non lo so ancora perfettamente. Di conseguenza, per mia comodità, preferisco fare gli account in italiano. Mi sono accorta che per giocare in multiplayer avevo bisogno di fare Plus. Quindi mi sono recata in un supermercato, perché qui li vendono al supermercato, per comprare una ricarica della PlayStation Store, Plus e quello che volete. Ho usato una ricarica di 50 euro. Praticamente torno a casa, vado per mettere il codice della ricarica e mi dice che non è possibile effettuare la ricarica. Va bene, ho riprovato, ho detto magari ho scritto male il codice, insomma ragazzi ho provato una ventina di volte. Dopodiché, siccome si è da poco trasferito mio fratello qui in Germania con la sua famiglia e i suoi figli, avendo anche lui la PlayStation, però avendo registrato l'account in tedesco per far sì che i bambini imparino prima il tedesco, allora ho detto guarda, prova nella tua perché magari la mia essendo in italiano non mi vale appunto questo buono. Lui ha provato e il buono è andato bene, quindi 50 euro li ha ricaricati lui. Di conseguenza, lui avendo una scheda italiana, una carta di credito italiana, mi ha proposto di provare a fare la ricarica con quella scheda italiana. Di conseguenza, ho inserito i dati della scheda e è andato tutto bene, quindi sono riuscito ad acquistare il Plus per 3 mesi con la carta di credito italiana di mio fratello. Ora che succede? Che hanno messo in sconto alcuni giochi che a me interessavano tantissimo prendere, tipo Dead by Daylight, 7 Days to Die. Quindi, essendo interessata appunto a questi giochi, volendovi fare una sorpresa, volevo acquistarli e la cosa mi è stata impossibile, ragazzi, impossibile, non c'era verso di pagare questi benedetti 24 euro di questi due giochi, 27 euro quello che siano. Sono uscita pazza per una settimana per trovare una soluzione, non gliene andava bene una. Ho dovuto, ragazzi, rifare il mio account in tedesco per far sì di registrare la mia carta di credito tedesca. Pensa, non mi hanno chiesto documenti e niente, quindi questa è una stronzata perché la carta di credito non è neanche mia, se vogliamo dirla tutta. Quindi, per certi versi, hanno dei controlli di merda, ma ti vietano di fare alcune cose, cioè non capisco il motivo. Cioè, io posso rubare la carta di credito al primo tedesco che mi passa davanti, registrarla, fare acquisti e tutto quello va bene. Però se metto la mia scheda di credito italiana perché mi trovo in Germania, no, non è possibile, quello non lo puoi fare. Ma che cavolo di controlli avete, PlayStation? Ma che cosa fate? È una stronzata assurda, assurda. Io non posso uscire pazza per una settimana. Cioè, tra l'altro mi serve per lavorare, cioè, porto i video su YouTube, non è che dici, vabbè, dai, non lo compro. Vabbè, sì, aspetto il prossimo mese le offerte. Ma che stiamo scherzando? Cioè, io mi compro una cosa per mio divertimento, per mio scopo personale e non mi devono accettare i pagamenti. Ma stiamo scherzando, neanche fossi un ladro. Cioè, questa cosa mi ha dato sui nervi in una maniera che voi non potete capire. Cioè, io la trovo una stronzata assurda, assurda, veramente. Quindi io mi trovo in Germania con la mia scheda italiana, non posso fare acquisti. Con la scheda tedesca posso fare acquisti, ma se l'account è italiano non posso fare acquisti. Ma che cosa è questa stronzata? Per favore, rivedete le vostre linee, non è possibile, veramente. Cioè, adesso io ho dovuto ripagare il plus nell'account tedesco, così funziona tutto, posso acquistare, posso fare tutto quello che voglio. Adesso tutto il mondo è in pace, a me i 16 euro chi me li ridà? Che per cortesia sono 16 euro, io volevo fare un annuale, erano 60 euro, a quel punto avrei perso 60 euro, ma siamo seri, stiamo scherzando? Cioè, veramente, ti rubano i soldi in una maniera impressionante. Su questo aspetto Xbox, cioè PlayStation, levati proprio. Xbox ti mangia. C'è una gestione di questi problemi in una maniera
molto diversa, cioè non te li fa neanche questi problemi, cioè davvero. Quindi io adesso sono stata obbligata a mettere la PlayStation in tedesco, quindi non ci devo capire un cazzo perché non posso mettere il sistema in tedesco e la lingua italiana, non è possibile. Devo mettere, se metto il sistema tedesco, devo mettere la lingua tedesca e così io non capisco un cazzo. Veramente, io non ho parole, non ho parole. Non so, sono veramente infuriata, ragazzi. E tra l'altro, per questo motivo, non ho potuto registrare perché ho perso un casino di tempo per risolvere questo problema in qualche modo. E tra l'altro, si è risolto nella maniera peggiore possibile perché ho buttato 16 euro dell'altro abbonamento, quello dell'account italiano, per fare questo, che non capisco niente perché è in tedesco. Applausi alla PlayStation, veramente. Auguri, complimenti per i vostri assistenti. Siete davvero top, top del top per queste problematiche. Basta che poi però mettete il controllo. Se io inserisco il mio conto PayPal, mi chiedono i documenti, ragazzi. Mi chiedono la conferma dei documenti. Però della carta di credito che io posso rubare in mezzo alla strada a qualsiasi individuo mi passi davanti, no, lì non li chiedete i documenti. Applausi veramente, siete grandissimi. Voi sì che potete evitare le truffe, voi siete grandi, davvero, no, dai. Sono davvero, davvero nervosissima per questo discorso. Assurdo. Scusate ragazzi per questo video sfogo, ma dovevo assolutamente farlo, perché questa cosa starebbe sul culo a chiunque. Davvero, io non ho parole. Sono rimasta sconvolta. Scusate per questo sfogo, ma dovevo farlo, dovevo dirlo. Se qualcuno lo vedrà bene, altrimenti affanculo, mi sono solo sfogata. E ciao. Ovviamente ragazzi, se avete avuto anche voi alcuni problemi, ditelo qui sotto, ma non credo, perché se voi siete in Italia, avete la cosa degli account italiano, le schede, le carte di credito italiane, gli account in italiano, ovviamente questo problema non vi si pone. Ma è assurdo che mi si ponga questo problema perché mi trovo in Germania, dai, non dovrebbero esistere queste barriere assurde, cioè, boh. Veramente. Ovviamente ditemi se voi avete avuto dei problemi, che tipo di problemi e via. Vi mando un grosso bacione, ragazzi, e grazie per aver visto questo video. Ciao!